Buonasera a tutti i web ascoltatori di Liberi.tv, spazio Società Libera, una nuova puntata. Questa sera non siamo in compagnia del direttore, come di consueto, Vincenzo Lita, ma siamo in compagnia di Maria Perrone, la dottoressa Maria Perrone, responsabile delle relazioni internazionali per Società Libera. Buonasera, Maria, benvenuta. Buonasera Marco, buonasera Donato. Benvenuta. Donato è il nostro regista che da Bari ci mette in onda e lo ringraziamo come sempre. Quindi spazio Società Libera senza Vincenzo Lita stasera. Ci accompagnerai tu in questi 30 minuti di trasmissione. Società Libera non ha bisogno di presentazione sugli schermi di Liberi.tv, è un'associazione che ha sede a Roma e a Milano e che da molti anni si occupa di tante cose, e Maria adesso ci parlerà appunto delle ultime iniziative, delle iniziative prossime e future di Società Libera. A te la parola, Maria. Innanzitutto grazie come sempre a voi di Liberi TV che ci date questa opportunità di raccontarci. E appunto questa sera racconterò un po' cosa bolle in pentola Società Libera, cosa abbiamo appena realizzato e cosa ci accingiamo a fare. E, in particolare in questo periodo che è molto denso per noi di iniziative perché avremo realizzato a fine novembre ben quattro iniziative nel giro di poco più di un mese. E ora ve le voglio raccontare. Innanzitutto vi dico quali sono queste iniziative: la Marcia per la Libertà, la prima che abbiamo svolto a Roma, Parigi, Bruxelles e Berlino in contemporanea lo scorso 19 ottobre. Si tratta di una marcia, come sanno già sicuramente molti ascoltatori, che è una marcia silenziosa. Perché noi riteniamo che il silenzio nella sua sobrietà gridi più di qualsiasi slogan urlato ed è una marcia, dicevamo, per la libertà delle minoranze dei popoli oppressi, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini europei del mondo occidentale, ma anche le istituzioni internazionali in merito alla drammatica libertà, mancanza di libertà di cui soffrono centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Non dobbiamo dimenticare infatti che in più di un quarto dei paesi del mondo vengono negate quotidianamente ai cittadini le libertà fondamentali di pensiero, parola, espressione, religione, riunione. E la marcia vuole dire proprio questo, vuole scuotere in particolare il mondo occidentale in merito a questa questione e vuole chiamare le istituzioni internazionali a prendere posizione e il sogno sarebbe quello di riuscire a riempire le piazze anche di gente comune che si facesse, che non solo diventasse cosciente di questo problema, ma che se ne facesse carico. E con questa marcia che ha avuto un gran successo a Roma, Parigi, Berlino, Bruxelles, i parigini riescono sempre in particolare a radunare tantissime persone, e in questa marcia noi abbiamo voluto ribadire ancora una volta che la libertà è una, nel senso che non ha senso manifestare separatamente per la libertà di questo o di quel popolo, perché il problema va affrontato con un'ottica globale. Ampia, complessa, dobbiamo metterci tutti insieme intorno a un tavolo, a parlarne, a elaborare delle soluzioni, delle strategie che non siano soluzioni semplicistiche, ma che siano delle strategie politiche, frutto di competenza politica e di un parlare insieme, di ascoltarci e che come dire, tengano conto della complessità della situazione, perché molto spesso la libertà è correlata con fattori molto delicati e molto complessi. Per questo motivo nessuno può ergersi a maestro di nessuno, ma appunto dobbiamo essere disponibili a parlare insieme per trovare delle soluzioni concrete e concretamente attuabili. Maria, Abbiamo anche ho una domanda per te. Allora, la Marcia Internazionale per la Libertà dei Popoli Oppressi ha anche un po' un significato particolare quest'anno per il popolo tibetano, perché le immolazioni sono arrivate a più di 120 persone, si sono date fuoco, proprio per la causa tibetana. In Italia abbiamo una comunità di circa 200 tibetani, sono rifugiati politici, esiste proprio l'associazione dei rifugiati della comunità tibetana in Italia,
Io, guarda, volevo farti questa domanda: secondo te come mai in Italia sui diritti umani, perché questo non è un problema che riguarda Società Libera o la marcia stessa che sono 6 anni che si fa nella città di Roma, come mai i diritti umani in Italia hanno poco appeal e le piazze non sono piene quando si fanno queste manifestazioni? Questa è una domanda, come dire, che va a mettere un po' il dito nella piaga. E in Italia il cittadino tende a pensare che la libertà da difendere è innanzitutto la sua, e infatti quando andavamo a distribuire volantini molti ci dicevano ma noi già non siamo liberi qua. E in realtà è un approccio sbagliato, perché il cittadino italiano non si rende conto che, al di là della sua libertà d'iniziativa, che sicuramente per noi liberali è sacrosanta, al di là di quella c'è chi non ha libertà neanche di parlare, di esprimere la propria opinione, e che invece è urgente farsi carico anche di questo problema e andare in piazza, scendere in piazza, far pressione sulle organizzazioni nazionali e internazionali. E a questo proposito noi abbiamo proprio voluto ribadire questo, che non ha senso parlare delle libertà economiche di iniziativa scindendole dalle libertà fondamentali, appunto, di pensiero, parola, opinione. E è proprio per questo motivo che noi di Società Libera abbiamo cominciato a organizzare le marce, perché, come sapete, muoviamo da una cultura liberale, quindi sicuramente appoggiamo la libera iniziativa del cittadino e siamo per una riduzione dell'eccessiva invasività dello Stato. Però riteniamo che questo non basti, che nel momento in cui non sono ancora liberi i cittadini di tutto il mondo e non hanno concretamente le libertà fondamentali, noi non potremo ritenerci pienamente liberi. E, appunto, la libertà è una, da questo punto di vista esistono forse un dualismo errato secondo cui da una parte c'è chi interpreta i diritti fondamentali come rapporto Stato-cittadino, in base al quale lo Stato migliora le condizioni di vita del cittadino e la qualità di vita, quindi magari aumentando le sue opportunità economiche, il suo welfare, il suo benessere, la sanità. E dall'altra c'è chi invece pensa alla libertà come appunto le libertà fondamentali. Ecco, secondo noi questo dualismo è sbagliato, perché questi due aspetti, anzi questi vari aspetti, sono inscindibili. L'anno prossimo ci sarà la 7ª edizione, immagino. Scusami, non ti ho capito, l'anno prossimo ci sarà? L'anno prossimo immagino che ci sarà la 7ª edizione della marcia. Sì, allora, sicuramente andiamo sempre avanti e non smetteremo di marciare. Siamo sempre aperti a valutazione su eventuali nuove possibili formule che siano più efficaci, perché nella nostra, come dire, libertà, per noi liberalismo è anche libertà di ampiezza di vedute, quindi siamo sempre pronti a rinnovarci. Se questo Ci vuoi parlare anche delle iniziative di Società Libera, diciamo le ultime che si sono tenute, così poi dedicheremo la seconda parte della trasmissione a, chiaramente, alle cose a divenire, che sono quelle in questo momento più interessanti, proprio perché l'associazione è tutta proiettata su queste iniziative in corso. Allora, proprio ieri abbiamo svolto alla Camera dei Deputati, in particolar modo alla Biblioteca della Camera, un convegno sulle riforme istituzionali, in cui abbiamo visto vari esperti del settore, fra cui alcuni dei saggi membri della commissione che ha elaborato il documento sulle riforme. Li abbiamo visti discutere del tema e appunto organizzare anche una tavola rotonda. E da questo punto di vista la nostra posizione come Società Libera è questa: le riforme sicuramente vanno fatte, e il bicameralismo perfetto non è sostenibile, i danni sono sotto gli occhi di tutti. E da questo punto di vista noi siamo anche per un rafforzamento della figura del Primo Ministro. Così come siamo pienamente d'accordo sul fatto che vada riformata la legge elettorale, e a questo proposito noi siamo favorevoli al meccanismo delle preferenze, perché riteniamo che io, cittadino, ho il diritto di scegliere chi mi deve rappresentare, e chi sarà stato poi scelto da me a rappresentarmi deve poi rispondere nei miei confronti, deve essere responsabile nei miei confronti di quello che fa, deve essere responsabile quasi in maniera personale. E questo è completamente coerente con la nostra concezione, secondo cui il liberalismo non è
libertà se non senza responsabilità, cioè io devo poter rispondere, anzi devo dover rispondere di quello che faccio. Purtroppo in Italia non è sempre il caso, è un paese in cui molti fanno e poi non devono rispondere a nessuno. E questo anche un po' nel mondo della scuola, di cui parleremo poi a proposito delle iniziative in cantiere. E ecco, concludo il discorso sul convegno di ieri dicendo che sicuramente tutto questo lavoro di riforme non può essere scindibile da una riduzione della burocrazia, perché questa elefantiasi burocratica, lo sappiamo, non ci porta, non ci fa andare da nessuna parte. Bene, e invece Società Libera che cosa sta organizzando per il prossimo futuro? So che ci sono in cantiere iniziative molto importanti. Allora, abbiamo due eventi piuttosto a breve. Uno, il 16 novembre a Firenze, si tratta del convegno Mafie e Amministrazioni Locali, che si terrà all'auditorium del Consiglio regionale della Toscana la mattina alle 9:30. E in questo convegno noi tratteremo appunto delle complesse relazioni che esistono, ahimè, fra mafie, e con mafie intendiamo tutte le varie forme di criminalità organizzata, comunque questa venga chiamata, e le amministrazioni locali. E la nostra tesi è quella che esiste una eccessiva complessità dal punto di vista burocratico, organizzativo delle amministrazioni locali, dal punto di vista della regolazione di tutti quei processi di appalti, inizio di un'impresa, avviamento di un'impresa in proprio, sanità, gestione della sanità, e tutta questa eccessiva complessità non va che a favorire l'infiltrazione delle criminalità organizzate e non va che a favorire la corruzione, perché laddove un cittadino che voglia mettersi in proprio e avviare la propria impresa deve superare tutta una serie di step organizzativi, burocratici, che gli fanno, diciamo, quasi passare la voglia di avviare la propria impresa, beh, sicuramente lì sarà più facile che il funzionario pubblico di turno gli suggerisca, come dire, di abbreviare questi ostacoli e questo percorso dietro compenso di una somma. E certo non è la regola, però si capisce che la possibilità aumenta. E noi sosteniamo anche che ecco, questa è quella che noi chiamiamo, nel rapporto sulle liberalizzazioni che facciamo uscire ogni anno, è quella che noi chiamiamo densità procedurale e vischiosità procedurale. Questi due indici, che sono abbastanza simili, riguardano il numero di procedure che bisogna attraversare per fondare la propria impresa e i tempi proprio materiali che sono necessari per appunto avviare la propria attività. E nella classifica di questi indici di vischiosità e di densità procedurale, l'Italia è a uno dei primi posti nel mondo, perché ovviamente l'indice è tanto più alto quanto più le procedure sono dense e vischiose. E questa densità favorisce l'infiltrazione del crimine, sia per quello che dicevo prima, perché favorisce la corruzione, ma anche perché elimina la trasparenza dei processi. Laddove il processo è così complesso, è molto più facile, molto più difficile andare a intercettare le infiltrazioni di imprese collegate con le criminalità organizzate, in particolar modo questo nell'assegnazione degli appalti pubblici e poi nell'attuazione delle opere pubbliche. E qui concludo dicendo che, a questo proposito, dicendo che l'attenzione, sicuramente i certificati antimafia servono, però occorre coniugarli poi con un controllo non solo dei prerequisiti ma anche del processo, in cui si elaborino poi strategie abbastanza, come dire, elastiche, agili, che tali da individuare le possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali. E vado con l'ultimo convegno. Sì, avevo cioè, qualche secondo, avevo spento il microfono. Sì, qual è poi dopo l'altra iniziativa? Allora, le ultime due iniziative. Una è per il 29 novembre, ore 15:30, il convegno ad Arezzo, scuola e selezione dei dirigenti scolastici, che si terrà nella Sala dei Grandi del Consiglio Provinciale di Arezzo. E la proposta che avanziamo è un po' controversa, consiste nel rendere i presidi, che ora si chiamano dirigenti scolastici, elettivi. Chi li deve poter eleggere? Gli studenti, i genitori e gli insegnanti e il personale della scuola.
Questo perché? Sempre perché in tal modo i presidi dovranno poi rispondere ai loro lettori, dovranno poi dar prova di una vera e propria leadership, perché il preside, diciamo, ce lo si trova ad amministrare ogni giorno centinaia di studenti, decine di classi, decine di insegnanti, ma anche ad amministrare delle risorse economiche, e quindi deve essere capace di coinvolgere, premiare i più meritevoli, bastonare, tra virgolette, gli insegnanti meno volenterosi, che devono potergli rispondere del fatto di svolgere il loro mestiere con poca professionalità. E questo è il meccanismo che noi proponiamo. Questo non vuol dire che poi il preside è eletto a vita, ma deve poi essere rieletto ogni, per esempio, 2 o 3 anni, in modo poi da dover appunto rispondere del proprio operato. E da insegnante dico che gli studenti sono in grado di riconoscere l'insegnante valido tra gli insegnanti, e non è vero che sceglieranno come preside un insegnante demagogico. Infine abbiamo in cantiere per gennaio una tavola rotonda con il mondo liberale, in cui vogliamo mettere insieme tutte le varie forze e movimenti del mondo liberale intorno a un tavolo per parlare di alcune tematiche che abbiamo in comune, per esempio l'informazione, le privatizzazioni, la giustizia, e diciamo, come associazione che fa cultura liberale ma che non fa parte della quotidianità politica, diciamo, ci sentiamo autorizzati a coordinare, a mettere insieme, a organizzare una iniziativa simile. E quindi, non so, concludo ricapitolando i prossimi appuntamenti. Sì, direi proprio di sì, e poi dopo diamo tutti i riferimenti per chi vuole contattare Società Libera, per chi vuole iscriversi anche a questa associazione, collaborare, dare il proprio contributo anche in termini economici, perché Società Libera, lo ricordiamo, è un'associazione che non riceve contributi pubblici, è completamente autofinanziata dalle donazioni e dalla sottoscrizione di chi vi fa parte, di chi ha deciso di iscriversi. Prego Maria, se ci puoi fare un riassunto di quello che abbiamo detto, così poi dopo l'ultimo minuto lo dedichiamo con le coordinate dell'associazione. Benissimo, allora bilancio: realizzate di recente Marcia per la Libertà, convegno sulle riforme istituzionali. Da realizzare, allora, convegno Mafie ed amministrazioni locali a Firenze il 16 novembre alle 9:30 all'Auditorium del Consiglio della Regione Toscana. Poi ad Arezzo, convegno Scuola e selezione dei dirigenti scolastici, 29 novembre alle 15:30 alla Sala dei Grandi del Consiglio Provinciale di Arezzo. Infine a gennaio, tavola rotonda con il mondo liberale. E allora vi ricordo, per ogni informazione, www.societalibera.org. Grazie. Benissimo. Bene, grazie. Grazie a Maria. Abbiamo fatto la trasmissione molto concreta, molto sintetica. Abbiamo fatto l'economia anche di alcuni minuti, perché la trasmissione precedente ne aveva limato alcuni. Abbiamo finito con 3 minuti di anticipo, cosa rara sugli schermi di liberi.tv. Maria, grazie davvero, e buon proseguimento di lavori con Società Libera. Ringraziamo Maria Perrone, la dottoressa Maria Perrone, che è responsabile delle relazioni internazionali dell'associazione Società Libera, www.societalibera.org. Io vi saluto, Marco Marchese vi saluta e vi auguro una buona serata, e alla prossima occasione. Grazie, buona serata a voi.